Eccoci qua in diretta nuovamente per la terza puntata di Diretta Rock, in diretta dal Live Rock Festival di Acquaviva ex Fierale. Tommy, so che stasera sei riuscito a dormire un paio d'ore, vuol dire che ieri sera l'hai tirata lunga? Ieri sera in Uguinea, in seguito al live sul palco, hanno improvvisato una jam session qua dietro tra le bancarelle e hanno tirato avanti serenamente fino alle 4 di mattina. Quindi siamo tutti un po' provati, però energici. È questa la vera essenza del Live Rock Festival, perché ok gli spettacoli, ok l'impegno ambientalista sociale, ma la vera essenza è quello che succede dopo, perché l'ex Fierale in questi giorni non sta dormendo mai, come noi in poche parole, non sta dormendo mai. Scusate le occhiaie. Arrivano delle vibrazioni bellissime e pazzesche dal palco centrale, perché questa sera avremo un programma veramente ricco e soprattutto un'esclusiva mondiale, nazionale, internazionale. Un'esclusiva, ragazzi. Abbiamo degli ospiti di caratura appunto internazionale. Iniziamo con un italiano, iniziamo con Makai, che è un progetto veramente molto interessante, e quindi invito di nuovo tutti quelli che sono ancora a casa, cercate di essere qui a partire dalle 9:30 se non siete già qua a cena, perché stasera vale veramente la pena. Makai è un artista straordinario. A lui seguiranno gli Algiers, che coniugano in qualche modo la tradizione blues gospel del sud degli Stati Uniti con le sonorità elettroniche, con la contemporaneità più viva, più vivida. Quindi anche loro sono una delle espressioni contemporanee più interessanti che siamo stati molto contenti di avere a questo festival, che si conferma essere avanguardista anche nelle scelte dell'offerta musicale. E chiuderanno e poi i Chic Chic Chic. Chic 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 sono la storia dell'indie americano, indie accezione nell'accezione originaria del termine, quindi quell'attitudine che alla fine degli anni 90 stava portando sulla scena musicale internazionale un sacco di band con un suono estremamente alternativo rispetto al mainstream. Oggi è un po' più confusa la situazione dei generi, però i Chic 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 sono stati diciamo degli indipendenti della prima ora. Tra l'altro il loro nome mette un po' in difficoltà. Sì, effettivamente è vero. Perché soprattutto ai giornalisti. Soprattutto ai giornalisti che non sappiamo cosa scrivere, come scriverlo. Boh. Però ho letto in varie interviste che sono uscite tra di loro che in realtà loro sì, Chic Chic Chic, però li puoi chiamare come vuoi. Il loro nome Duda, come si, vuoi. Si scrive con tre punti esclamativi, sì. E quindi loro sostengono che il loro nome può essere chiamato con qualsiasi monosillabo. Addirittura in Italia una nota emittente televisiva musicale italiana li intervistò una decina d'anni fa e il presentatore del programma li nominò, che era una cosa originalissima, vabbè. E allora Tommy, vai a prendermi il prossimo artista di questa sera, che non ci dirai qui ora qual è il nome, ma ce lo porterai tra poco in diretta. Lo scopriamo dietro insieme, le quinte, perché la diretta rock è diretta vera. È diretta rock, perché sta succedendo di tutto. E allora voi venite con me, perché io vado a salutare Gaia. Eccola qua, la nostra Gaia, ormai è diventata la nostra mascotte. L'abbiamo adottata, in Valdichiana l'abbiamo adottata. Allora Gaia, è finito il primo live painting, sappiamo che Gaia ci regalerà, e lo vedremo domenica, un live painting che si compone. Allora, non dico altro io, perché mi devi spiegare te, questo è finito, che cosa succederà domani? Domani succederà, ma anche stasera stessa, succederà che questo verrà sostituito con un plexiglass nuovo e quindi verrà fatta la seconda opera, che dovrà essere messa insieme a questa. Quindi niente, questa è l'ultima occasione per vederlo, cioè per vederlo, lo potrete vedere perché comunque rimarrà qui, però sono le ultime pennellate per poi essere sostituito con un altro lavoro. Ricordiamo il titolo di quest'opera? Amalgama ambientale. Amalgama ambientale. L'abbiamo soprannominato così. Perfetto.
sono felicissima quando prendono nomi da soli, perché alla fine è così che va un'opera d'arte. Mi piace questo nome, anche perché riesce benissimo ad amalgamarsi con tutte le persone che sono qua a Live Rock. E devo dire che quest'opera è una delle più fotografate, perché la gente si immedesima veramente in quest'opera. Quindi Gaia, noi ci vediamo domani, sì, con il proseguo di quest'opera, e grazie per ora per il tuo strepitoso lavoro che stai facendo in queste sere abbastanza frenetiche. E io mi risposto, torno in postazione mentre Tommaso Ghezzi ci porterà l'ospite della serata, e sono qua con Gaetano, ormai volto noto della Val di Chiana e volto noto di Diretta Rock, di Legambiente, Circolo Terra e Pace. Grazie per essere con noi anche quest'anno. Grazie a voi dell'invito. E con il professor Bastianoni Simone. Allora, avvicinatevi un po'. Grazie. Perché dobbiamo stare un pochino stretti, perché l'inquadratura è stretta, tanto la temperatura ce lo consentono. Allora, Gaetano, Legambiente anche quest'anno presente qua a Live Rock. Più volte ho detto che il Live Rock è un po' un esempio, no? Di un po' il precursore di tutti gli altri festival di zona, quello che ha preso le decisioni delle cobecchiere, insomma, anche quest'anno la raccolta differenziata, una formula che continua ad esistere, convince, e vediamo che il pubblico sta seguendo sempre di più le buone pratiche. Sì, mi sembra di sì. Ormai questo è il 13° anno che facciamo questa sperimentazione, che ormai dopo 13 anni non è più una sperimentazione, dei materiali biodegradabili per le stoviglie. Ci sembra che funzionino bene e funzionino sempre meglio. Proprio oggi finivo di pesare i rifiuti, siamo anche ieri e oggi al 96% di raccolta differenziata. Io mi sbilancio dicendo con estrema facilità, perché basta organizzarsi prima, mettere i contenitori giusti, e le persone poi dopo un po' si abituano, vedono i soliti bidoni del solito colore nel solito posto, quindi funziona. Senti, ora ti faccio una domanda un po' piccante. Secondo te che cosa potrebbe sperimentare ancora di più il Live Rock? Ma secondo me la sperimentazione sarebbe sull'alimentazione, se ci fosse mai uno step ulteriore da poter fare. Quindi filiera corta, prodotti locali e biologici. Per i numeri che facciamo è un problema proprio logistico, vero, perché far arrivare gli approvvigionamenti con questi numeri in un posto così non è semplice. Però forse per alcune cose si potrebbe sperimentare. E vediamo un po' se nei prossimi anni riusciamo ad inserire anche questo ulteriore fiore all'occhiello per la sostenibilità. Sarebbe una gran bella cosa, un gran bel progetto, ma qua abbiamo un altro bel progetto. Il professore arriva da Siena, la prima volta qua al Live Rock. Sì, primissima. Infatti mi sono preso subito un bicchiere. Subito il bicchiere, è ovviamente il nostro biglietto da visita. Professore, tu questa sera sei qua per parlarci di un progetto che si chiama Alleanza Carbon Neutrality di Siena, per Siena. Sì, esatto. Che cos'è? No, partiamo dalla parola che sta un po' mandando un po' in flippare il nostro pubblico. Carbon neutrality, che cos'è? Carbon neutrality è praticamente quando le emissioni di gas serra, ovvero di anidride carbonica e di altri gas a effetto serra, viene compensata localmente dalle foreste, appunto, locali, che catturano la CO2 e quindi fanno sì che il bilancio dei gas serra sia pari a zero o addirittura in negativo. E perché si è sentito l'esigenza di fare questo progetto? Perché c'è una cosa che pochissimi sanno e che è un risultato eclatante anche nel mondo, che la provincia di Siena è carbon neutral, quindi nella provincia di Siena non si emettono gas serra in maniera netta, ovvero quelli che vengono emessi dai processi, diciamo, normali che facciamo tutti i giorni, localmente vengono riassorbiti dalle foreste della nostra provincia. Questa cosa però, appunto, la sanno in molto pochi. Era il famoso, abbastanza famoso, progetto Siena Carbon Free entro il 2015. Il traguardo è stato raggiunto anche in anticipo nel 2011 addirittura, però siccome in pochissimi la sanno, abbiamo cercato di ribaltare la cosa, ovvero trasformare un progetto che è partito dall'alto e è stato calato e non sapeva
molti non lo sanno, diventa un progetto dal basso. Abbiamo bisogno di alleati e il festival si è alleato appunto per cercare di migliorare ulteriormente questo risultato che abbiamo raggiunto. Ecco, allora parliamo di questo risultato, cioè è un buon risultato, hai detto tu, però... È un risultato eccezionale, non buon risultato. C'è da lavorarci però ancora. C'è ancora da lavorarci perché ovviamente non possiamo esimerci dal migliorare ulteriormente perché il problema di Gasserra esiste, è enorme e ci sta portando un sacco di problemi, quindi non è che noi perché siamo già carbon neutral possiamo alzare le mani e dire ci pensano gli altri, noi dobbiamo pensarci lo stesso, siamo in una situazione molto favorevole, però dobbiamo anche renderci conto del nostro primato. Le città più virtuose in questo senso arriveranno ai risultati fra il 2020 e il 2025, noi siamo carbon neutral dal 2011. Quindi ci sarebbe da parlarne, ci sarebbe anche da usare questo risultato in termini di marketing territoriale. L'idea dell'alleanza è anche questa, cioè cercare di far sì che si inneschi un circolo virtuoso per cui un buon risultato diventi un risultato anche migliore perché tanti partecipano e il territorio ne beneficia anche da un punto di vista economico, perché no? Può essere la chiave per uno sviluppo diverso basato sull'ambiente, invece che contro l'ambiente come spesso succede. Senti, tu sei arrivato qua ad Acquaviva. Ad Acquaviva, come abbiamo detto con Gaetano, è un po' uno dei festival precursori di tutte le buone pratiche ambientalistiche. Che cosa ti ha colpito di più? Cioè, i festival nella provincia di Siena, non so se vai in giro, ti sposti per i festival, sono tutti così attenti all'ambiente oppure veramente il live rock è un esempio da portare anche per altri festival? No, assolutamente. Ma il... Già il fatto che sia il primo evento che si allea all'Alleanza per la Carbon Neutrality la dice tutto. Qui io appunto lo so anche per conoscenza indiretta, sono veramente tanti anni che si sta pensando di fare le cose nel miglior modo possibile. È possibile fare le cose bene e qui appunto si dà l'esempio ogni volta che viene fatto e viene dato anche l'esempio di che ogni volta c'è da fare qualcosa di meglio. Questo è qualcosa che tutti dovrebbero incorporare, diciamo, nelle abitudini quotidiane per cercare di migliorare ulteriormente e portare anche il nostro risultato di carbon neutrality del territorio a essere ancora migliore. E noi singoli cittadini come possiamo fare nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano a migliorare la situazione? Beh, le ricette sono più o meno infinite, a cominciare, allora, da noi per esempio la cosa più importante sono i trasporti. Fare qualcosa che fa migliorare i trasporti, comprare una macchina più efficiente, fare meno chilometri, usare la macchina in due o in tre invece che in uno, sono tutte cose che sembrano piccole prese di per sé, ma moltiplicati per 240.000 quanti sono gli abitanti della provincia di Siena, diventano cose grosse. Non bisogna aver paura di fare piccoli gesti, perché sono i piccoli gesti che moltiplicati per quanti le fanno e poi fanno il risultato. Gaetano, il professore ha detto piccoli gesti per moltiplicare il risultato e Live Rock è un esempio, l'eco bicchiere è uno di questi, ma c'è un'altra buona pratica che viene fatta qua al Live Rock che non se ne parla mai tanto, però è giusto menzionarla, che è la doggy bag. Sì, la doggy bag si è inserita qualche anno fa perché non c'era molto spreco alimentare, anche perché notoriamente le pietanze sono ottime e quindi non avanzano, però può capitare che c'è qualche, avanzo alimentare e chiunque viene qui può prendere questo comodo contenitore e metterci quello che gli è rimasto del pasto non consumato oppure ordinato e se lo porta via. Insomma, mi sembra una cosetta semplice che però anche questa, come si diceva ora, sono tutte piccole cose, piccoli gesti che ci aiutano per la sostenibilità ambientale.
Ecco, io ieri sera, girando un po' anche per gli stand del ristorante, vedevo le vettovaglie, no? Sono diverse dagli altri anni e c'era un po' di titubanza dalla gente, ma questa dove si butta? Quando poi dopo c'era indicato che si buttavano nell'organico, tutti rimanevano, ma so di plastica. No, non so di plastica. No, non sono di plastica, è chiaro che al tatto e alla vista sembrano di plastica, ma invece sono di questo famoso Mater B, che è praticamente una, sì, la consistenza sembra plastica, ma deriva dal mais, e quindi con un tempo e con le condizioni giuste, nella fase di compostaggio, diciamo, rientra a far parte del compost e comunque di un materiale organico quale originariamente era. Quindi possiamo dire che Live Rock ce la sta mettendo tutta per migliorare le condizioni del nostro ambiente. Assolutamente, e appunto mi è piaciuto testimoniare con la mia presenza questo fatto. E allora tra poco ti vedremo sul palco per raccontare questo progetto. Io calco altri palchi, diciamo, cose molto meno. Ma il palco di Acquaviva è come stare in famiglia, grande, imponente, sì, ma è come stare in famiglia. Temo che sarà la cosa più emozionante da quando ho cominciato la carriera di professore. Allora, grazie professore, grazie Gaetano per esserci venuto a trovare anche quest'anno, e a questo punto io vi faccio uscire ai lati miei e faccio rientrare Tommaso Ghezzi, perché questa sera Tommaso Ghezzi, perché sei solo Tommaso Ghezzi? Perché sono riuscito a convincere Dario dei Macai, che sono la prima band che si esibirà stasera, sono riuscito a convincerlo, però mi ha detto ma è video l'intervista, allora mi cambio, perché... Quindi stiamo aspettando il cambio d'abito. Secondo me perché ci ha visto talmente tanto belli. Siamo talmente tanto belli. Ora io no, oggi ho delle occhiaie terrificanti. Tommy, con questa luce gialla è un po' sbatte. Ma facciamo l'effetto... Facciamo l'effetto sole. Pubblico, se non vi siete resi conto, stiamo perdendo tempo per aspettare Dario. No, al di là di questo, parliamo di una cosa importante. Allora, visto che è un elemento che tra i tanti va sottolineato, è bello perché ci sono tanti elementi da sottolineare in questo festival, che a questo punto non è solo un festival musicale, è un festival che coinvolge tantissimi tipi di esperienze e di espressioni. Ricordiamo, comunque, importante anche l'aspetto sociale, non l'abbiamo mai menzionato in queste sere, ma c'è anche quello. Infatti qua c'è lo stand di Amnesty. Ci sono due progetti umanitari internazionali molto importanti, cioè Amnesty International e Intersos, che ormai da molti anni sono delle partnership di Live Rock Festival e del collettivo Piranha, che portano durante i giorni di festival i loro progetti e le loro campagne. Che poi scopriremo nell'arco delle Che poi scopriremo dirette. Magari nei prossimi giorni su Diretta Rock. Però, cosa importante, qualche mese fa Collettivo Piranha ha aperto un nuovo spazio. Sì, diciamo anche questa novità di quest'anno, che ovviamente sta riscuotendo un grandissimo successo. Esatto. Che è il Piranha Social Club. Piranha Social Club. Piranha Social Club è uno spazio che in via Fratelli Braschi, proprio qua sopra il parco ex fierale di Acquaviva, c'è un circolo che nei giorni del festival è aperto sempre, a ingresso gratuito, e per l'occasione diventa un vero e proprio club, inteso come luogo in cui si fa musica, perché contemporaneamente ai concerti del palco centrale nei giardini ex fierale c'è un secondo palco più piccolo in cui si fa una ricerca in ambito di musica elettronica e appunto di clubbing, proprio al Piranha Social Club qua sopra. Il Piranha Social Club poi resta aperto quasi tutta la notte come centro ristoro, gli orari del live. Come centro ristoro, io personalmente l'ho usato stanotte per mangiare uno sfizio, un piccolissimo panino con la porchetta, alle 4 di notte ci sta bene, che era fondamentale per la mia sussistenza. Allora mi sa che Dario sta mettendoci un pochino troppo a cambiarci. A questo punto io ti lascio qui perché vado a salutare gli amici della birreria e del bookshop. Prego. Tu mi raccomando, non andare via, e appena arriva Dario chiamami, perché non mi voglio far scappare l'ospite di questa sera. Allora, voi, pubblico della Val di Chiana, venite con me, nel frattempo vi facciamo vedere anche le meravigliose bancarelle che potete trovare qua a Live Rock, e andiamo a salutare i nostri amici del bookshop.
Il bookshop si trova a pochi passi dalla nostra postazione, vicino al reparto birrerie, dove tra poco vi sveleremo anche le birre che potete degustare qua durante i concerti. Ma siamo qua insieme al Alessandro, alzati in piedi, avvicinati e spiegaci che cosa si può trovare qua al bookshop e merchandising. Allora, al bookshop e merchandising potete trovare tutte le magliette della festa, sia di quest'anno che degli anni passati, le taglie che sono rimaste. Poi possiamo trovare il libro del ventennale della festa, che è quello là, se lo vuoi inquadrare. Questo con la X. Poi abbiamo libri, narrativa, fumetti, quest'anno ahimè non abbiamo i poster, abbiamo kine e basta, shopper, queste borsine. Siete i benvenuti e potete trovare noi se uno vuole passare 5 minuti. Oh, bravo, la gente viene qui al bookshop anche per parlare con te. Cosa ti chiede di più la gente? Quanto costa il libro? Ovviamente, siamo in un bookshop. No, basta, informazioni sul festival. No, quest'anno ancora le serate calde devono arrivare. Di solito venerdì, sabato, verso le 3 di notte ci sono belle domande. Quindi stasera sei carico per affrontare il venerdì, il grande venerdì, perché sappiamo che il venerdì è uno delle serate di punta. Senti, tu da quanto tempo fai parte del collettivo? Domanda difficile perché io non lo so. Nico, da quanto? 2008, quindi 11 anni. E c'hai un live che ricordi in particolare? Sì, 2003, perché ci ho suonato io, Mogano Quartet. Questa sì che è una notizia. Dopo ripassiamo, facciamo un'intervista più approfondita perché mi stai dando informazioni. Grazie. Ciao. Allora, a questo punto, dopo il bookshop, andiamo al reparto birreria. Ora, qui mi hanno detto... Sono tutti un po' impegnati, ma io troverò un famoso Luca. Luca, aspetta, sto cercando Luca. Eccolo! Me lo immaginavo che era lui. Allora, lo so che volete la birra, però lo devo bloccare per fare un'intervista. Potete aspettare 2 minuti? Allora, Luca. Devono coordinarsi, devono fare la birra. Allora, Luca, quando sono venuta a chiedere chi potevo intervistare, mi hanno detto tutti tu, perché tu chi sei? Il capo supremo della birreria? Non è vero, no, non è vero, non sono il capo supremo è lui là, però è più, si vergogna. Allora, ha visto che lui si vergogna, raccontami della birreria, quanta gente ruota intorno al settore birreria? Allora, attualmente siamo una ventina, però è bello perché poi gente che arriva dalla cucina magari ci vede in difficoltà e ci dà una mano la sera più sul tardi. Ora siamo 6-7 perché non c'è tanta gente, tra un po' verso le 11:30 saremo una venticinquina qui dietro, insomma. Anche perché al bookshop ci hanno detto che il venerdì è la serata calda, caldissima. È caldissima. Poi è caldo anche qui dietro perché ci sono i motori che scaldano tantissimo. E... le birre che si possono degustare al Live Rock. Allora, e la più richiesta? La più richiesta senza dubbio la slalom, perché c'ha i suoi 9 gradi dalla sua parte. Però ci abbiamo praticamente tutta una selezione di birre per tutti i gusti, a partire dalla classica Pilsner alle artigianali del birrificio di Montepulciano. Insomma, ce l'abbiamo per tutti i gusti. Per tutti i gusti. Anche per i tedeschi che vogliono la Weiss, fa tanta schiuma, ma... Però sì. Senti, ma tu da quanto tempo fai parte del Live Rock? Volendo possiamo fare 2 domande anche a lei, ci sta guardando come dire, a me non mi chiedi niente. Io ho iniziato a spazzare la mattina quando avevo 6 anni. Spazzavo davanti al palco, al tempo dei bicchieri di plastica. E quindi 6 anni, è iniziato nel 96, sono tanti anni, saranno almeno una 15-16 anni. Insomma. E il tuo live che ti ricordi di più? Quello che ti è rimasto nel cuore? Beh, senza dubbio, quello di Mecna del 2015, perché era praticamente il mio artista preferito e... cercando di convincere Andrea e Alessio in qualche modo, poi mi hanno fatto contento, quindi me l'hanno messa lì sul palco e ero contentissimo. Pur di farti stare qua le birre, ti sei
ero contentissimo. Facciamo questo regalo, ma te devi gestire tutto il settore birreria. Sì, più o meno sì. Allora, grazie Luca, grazie per questa incursione. Noi torniamo al nostro bellissimo gazebo, che è stato risoprannominato l'angolo dove nascono le idee. È una cosa bellissima perché aspettiamo tutti voi per farci appunto nascere e crescere delle idee per progetti futuri. Nel frattempo stiamo vedendo in lontananza il bellissimo palco che anche questa sera aspetterà gli artisti che si esibiranno e ovviamente voi pubblico. Guardiamo, vediamo se Tommaso Ghezzi, eccolo qua, Tommaso Ghezzi, eccolo, bellissimo. Ciao Dario, io sono Valentina, ho fregato la telecamera perché avevo altre interviste, ti lascio la scena. Grazie Vale, non andare via che poi chiudiamo insieme, voglio sperare. E siamo qua appunto con Dario del progetto Makai. O Makai, scusa, Makai. Avevo detto bene. Dario che aprirà questo venerdì sera di Live Rock Festival. E niente, se non lo avete ancora ascoltato, vi consigliamo vivamente di venire a sentirlo, perché è veramente un'esperienza. Super. Il suo concerto è una complessità musicale che coinvolge. E ecco, proprio a questo proposito, visto che sei tu il compositore, colui il quale assembla, articola, pensa la musica, noi ci possiamo immaginare il cantautore, il musicista, che si siede al piano o imbraccia la chitarra e inizia a pensare a un suono, a assemblare degli accordi. Invece nel tuo caso è più difficile pensare una cosa del genere, perché è una musica molto più complessa. Quindi come avviene il processo creativo nel tuo caso? Tengo io, tranquillo. Ah, scusami. In realtà è, come dire, la fase creativa non è dettata sempre da uno strumento, magari a volte è dettata anche da una suggestione, quindi può succedere che sia una componente esterna ad influenzarmi, ma sicuramente la mia caratteristica è quella di scrivere delle canzoni che vengono arricchite o a volte svuotate nella loro forma da altri suoni. Quindi per me non è importante lo strumento, sicuramente lo strumento con cui mi sento più a mio agio a livello compositivo è la chitarra. E quindi solitamente la canzone parte suonando una chitarra, ma non è detto che tenga poi la chitarra nell'arrangiamento finito, anzi nell'ultimo periodo è uno strumento anche che sto escludendo dagli ultimi miei suoni. E sicuramente la mia idea è quella di sviluppare una melodia in forma canzone. Mi interessa avere un motivo da raccontare anche a me stesso, no? A livello melodico, da riuscire a ricordarmi. E poi tutto il resto è un gioco di suggestioni, di possibilità sonore, di sperimentazione, di ricerca, senza dubbio. Quando con Lalla, che è la ragazza che insieme a me annuncia le band, io sono la sua spalla perché lei è veramente la tradizione di Live Rock Festival, e ci siamo ritrovati per pensare alle parole giuste per introdurre al meglio le varie band, nel tuo caso abbiamo pensato a una cinematografia senza macchine da presa, ma con gli strumenti musicali, che quindi creano delle immagini di fatto attraverso l'uso del suono. E questa cosa magari ci è stata suggestionata dall'uso che fai del videoclip. I tuoi videoclip hanno ricevuto un consenso di critica anche molto alto, e sono delle vere e proprie opere cinematografiche. Ecco, questo legame che c'è tra la tua musica e le immagini, come viene pensato, come ti determina? Guarda, come avviene nella mia performance dal vivo, in scrittura, in composizione e nella creazione di tutto, io sono sempre solo, no? Succede che dal vivo ho deciso di coinvolgere dei miei amici e chiedergli di suonare quegli strumenti che sono abituato a suonare in solitudine assieme a me sul palco. La stessa cosa avviene per le immagini, spesso è un input e quindi mi piacerebbe, come dire, circoscrivere una mia canzone in un'immagine specifica, e quell'immagine diventa un input per delle persone che reputo abbiano un talento anche con la macchina da presa. E quindi ho molti amici che mi aiutano a sviluppare delle idee, e nell'ultimo caso, nel caso di Mist, che è l'ultimo video che è uscito, è un video che è stato un finale per gli Young Design Award di Cannes e io non me lo aspettavo. In quel caso è stata proprio uno scambio di suggestione, nel senso che io ho inviato un brano a Marco Santi, che è un regista che stimo tantissimo,
a lui è piaciuto molto il brano e quindi mi ha detto: guarda Dario, ho un'idea, credo che si rifaccia un immaginario che condividiamo. Ed è stata la prima volta in cui io ho completamente lasciato una persona sola e libera di esprimere in coesione solo con una mia visione musicale, ma non di immagine, perché lui ha scritto l'idea, ha trovato gli attori e ha sceneggiato tutto. In cui, quando ho guardato il risultato, ho pensato: è possibile condividere un'idea senza dover parlare con qualcuno a volte e avere un risultato di quel tipo che ti colpisca in totale, come dire, appieno più che in totale completezza, ecco. Sì, sono immagine e musica che hanno le stesse frequenze, non so sì, come in un modo o nell'altro si toccano, riescono a vivere insieme. Io non adoro il commento, la mia musica è molto dolce, in alcuni casi molto ricercata per degli aspetti, ma detesto il fatto che le immagini sottolineino qualcosa. Mi interessa molto il contrasto dell'immagine, che poi, come non inventarsi nulla, la regia cinematografica che più mi colpisce in fondo lavora di contrasto, non di commento. E per chiudere, visto che veramente a questo punto tra pochi minuti devi salire sul palco, una musica così articolata, così complessa, così ricca, in studio usi anche molto l'elettronica, usi molto una strumentazione non convenzionale, potremmo dire, come si traduce tutto questo in un live? E quindi cosa ci hai preparato per stasera? Ma nello specifico oggi sono con una formazione anche un po' ridotta. E solitamente sul palco siamo in quattro, oggi saremo tre. E tutto quello che è nel disco mi piace riportarlo dal vivo, quindi in molti casi ho incontrato degli strumentisti che si occupavano degli strumenti nello specifico, lasciandoli anche molto liberi di interpretare a loro modo delle sequenze di parti, ok? E quindi, che dire, tutto quello che c'è nel disco viene arricchito secondo me dalla performance live e ha un impatto differente. Non mi sono mai riuscito ad immaginare con un laptop e solo con un microfono. Questa è stata la scelta che ha determinato sicuramente la necessità quasi di farmi accompagnare da una band al vivo. E non so come funzionerà in futuro, non so cosa succederà dopo, però tutto questo tour, il tour di questo disco, ho preferito sicuramente rappresentarlo in questo modo. Io ringrazio veramente di cuore Dario e Makai che a brevissimo, sono certo, regaleranno al pubblico di Acquaviva uno show indimenticabile, mi viene da dire, perché l'apertura del venerdì non è mai facile, l'apertura del weekend in particolar modo, e dopo di te suonano gli Algiers e i Chic Chic Chic, quindi hai una buona responsabilità. Io sono un fan proprio sfegatato, cioè Chic 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 per me sono, è un evento riuscire a vederli dal vivo, quindi. E quindi però una responsabilità ben riposta da parte nostra. Lo spero. Quindi grazie mille, grazie. Aspettaci qui perché a breve ti riporterò io nei camerini e chiamo Valentina a questo punto, anzi mi vado io da Valentina, come al solito, sono io che vado da lei, come si confà alla situazione. E con chi stai parlando? Che sta succedendo? Stavo intrattenendo gente. Come? Stavo intrattenendo gente, pubbliche relazioni. E allora Tommy, tu vai nel backstage e tra pochissimo ti vediamo qua su Live Rock per dare inizio alla terza serata di Live Rock Festival. Io invece vi porto a farvi, a salutarvi i ragazzi che vi accolgono all'entrata tutte le sere, perché anche loro ci tengono a fare i suoi saluti, perché fanno veramente un ruolo importante, ovvero accompagnano e salutano la gente che arriva al Live Rock. Quindi ti lascio lo scettro del microfono e con voi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao Tommy! Eccoci qua che ci intrighiamo tutti. Allora venite con me, vi porto dai ragazzi che vi accolgono all'entrata. Vi ricordo che quest'anno la Valdichiana non ha preso contributi esterni per fare la trasmissione, ma lo spazio pubblicitario è stato dedicato all'Avis di Montepulciano. Avis di Montepulciano che compie 60 anni, quindi un traguardo importante per cercare di sensibilizzare sempre di più le persone a donare. E allora eccoci qua, ci avviciniamo all'entrata, questi ragazzi. Ciao ragazzi, siamo tornati da voi perché ieri sera ci siamo dimenticati di parlare e spiegare la ruota. Federico, a te l'onore di spiegarmi la ruota.
In realtà cercavo una ragazza, ma è sparita? In questo momento è in pausa. Questi ragazzi sono più caparbi. Allora, spiegami la ruota. Come funziona? Allora, come funziona la ruota della birra? Produzione artigianale, ovviamente, come tutte le rifiniture. E andiamo fieri di questa cosa. Come tutte le rifiniture del Library Festival fatta dal cuore. E questa è la ruota della birra. Abbiamo 5 birre in palio. Mentre nel resto degli spazi ci sono delle penitenze barra delle situazioni imbarazzanti e non per i nostri partecipanti al gioco. Possiamo fare un giro di prova? Facciamo un giro di prova, ragazzi! La ruota! E niente, nuovo gioco ufficiale 2019 Live Rock Festival. Senti, ecco, incredibile, questo i primi clienti, abbiamo i primi clienti. Allora, in diretta il primo cliente girerà la ruota. Giro io allora. Io porto bene, non ti preoccupare. No, io non mi assumo responsabilità, non voglio responsabilità. Ho portato benissimo. Grande, ho portato bene. E allora, con questa birra io vi saluto, vi do appuntamento a domani in diretta rock dalla pagina Facebook della Valdichiana, dal giornale lavaldichiana.it e dal nostro canale YouTube. Ciao a tutti.